Kamehame, ciao ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Mont e siamo pronti per questo nuovo episodio dedicato alla carriera del nostro Psycho Pippo. Se vi foste persi gli episodi precedenti, vi ricordo che li potete trovare nella playlist dedicata. E andiamo subito a vedere i vincitori della challenge di ieri. Quindi, signori, al primo posto il vincitore della challenge, che fra l'altro me ne vince pure tre, è il nostro Creepy Guy inarrestabile, ragazzi, a cui ho già detto che può esaudire un desiderio che vedrà esaudito in uno dei prossimi episodi. Secondo posto per pochissimo Peppo, amico di Pippo, bravissimo. Terzo posto per Carmine. Quarto posto per Andrea. E quinto posto per Riccardo, bravissimi ragazzi. Per quanto riguarda le menzioni onorevoli, ragazzi, nel momento in cui uscirà il video probabilmente avrò già deciso tre persone, ma nel momento in cui registro, cioè adesso, non ci sono ancora tre candidati ideali. Prima di iniziare, come sempre, oltre a invitarvi veramente caldamente, visto che siamo vicinissimi al finale, a lasciare un bel like qui sotto così da supportare la serie, saluto e ringrazio Christian e Andrea che si sono iscritti al canale e ovviamente vi invito a fare come loro, quindi valutate di iscrivervi al canale. Ormai che lo fate, cliccate, che cavolo, cliccate, anzi spittusate, come si dice qui in Sicilia, la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Detto questo, ragazzi, bando alle ciance, ciance alle bande, è ora di reclutamont. Cioè, non reclutare me, avete capito. Messaggio di Pippo a Brock Lesnar, ragazzi. Ciao Brock, so che non abbiamo parlato molto, meglio mai, da quando sono alla WWE, ma volevo chiederti una cosa. Volevo solo sapere come va, spero che potremo parlare presto, non ho molto tempo. Poi dopo un po' ci riprovo, non so neanche se questi messaggi ti arrivano, se ci sei batti un colpo. E Brock Lesnar, ci sei? Ero al computer per rinnovare la mia licenza di caccia, ho sentito un po' di notifiche, non ho questa app sul mio cellulare a conchiglia. E Pippo, era ora, mi fa piacere essere riuscito a contattarti. Brock, che ti serve? Non mi piace usare questa roba per più di 5 minuti. Pippo, sarò breve, sto creando una fazione per affrontare Evolution e Shawn Michaels, ti interesserebbe farne parte? E Brock, le fazioni non fanno per me, mi interessano di più i titoli, i soldi e la caccia. Pippo, potrei procurarti un match per il titolo più avanti, che ovviamente ti porterebbe anche più soldi, mentre invece per la caccia potrei aiutarti anche subito. E Brock, non mi serve aiuto per la caccia, chiedi a uno delle alci impagliate che ho sulla parete. Pippo, intendo dire che potrei rilevare i tuoi obblighi nella WWE, dandoti più tempo per cacciare. E Brock, capisco, dovrei lottare in un match a SmackDown la prossima settimana, ma preferirei stare a casa e andare a caccia. Sostituiscimi nel match e valuterò se ricambiare il favore con la faccenda della fazione. Pippo, consideralo già fatto, hai appena ottenuto un giorno extra per cacciare, due se contiamo il viaggio. E Brock, bene, allora spengo prima che arrivino altre notifiche. Quindi alla cieca con 10 punti potenziamento massimi. Signori, anche oggi abbiamo una challenge. Eh sì. E si trova proprio su questa tenuta. Ok. Osservate bene la tenuta d'entrata di Pippo, mi raccomando. Osservate bene, potrebbe esserci una scritta da qualche parte, chissà quale, chissà dove. Ovviamente, come sempre, voglio sapere qual è la scritta, precisamente qual è la scritta e dove si trova, davanti, dietro, destra, sinistra. Insomma, tutte le solite cosine. Mi raccomando. Hai finito? Der Ringgeneral Gunther. E c'era bisogno di tutto sto casino? What an introduction for the Ring General. Mamma mia. Flanked by his most trusted confidant, Ludwig Kaiser. Ciao. Vabbè, lo prendo come una presentazione ufficiale, insomma. E ciao Gunta. Vabbè Pippo, sappiamo che per te iniziare è sempre un prenderci. Ciao Gunther, dicevo. Tra un po' ti daremo anche Auschwitzersen.
Non so come si dica in austriaco. Si dice sempre Auschwitz, non credo. Vabbè. Parlo italiano, va. Ehi. Vedo che non capisci l'italiano. Sai che non capisci niente. Aia. Avevo premuto il contrattacco. Anche adesso. Che cavolo. Vabbè. Cosa? Dove vuoi? Ecco, così impari. Quindi prende il posto di Brock e cerca di ottenere la vittoria. Vabbè, se è questo che devo fare. Non c'è problema, vero Pippo? Non vi preoccupate per la challenge. Se non avete visto bene, magari dopo vi faccio rivedere un'altra entrata di Pippo. Pippo, cosa fai? Non ti fare distrarre da sto cretino. Te l'avevo detto. Wow, 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 wow. No, 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 no. Lasciami. Ehi, perché gli hanno dato una sedia? Ecco, arbitro, buttala fuori. Grazie. Ah, volevano distrarlo per fare qualche marachella. Aia. No. Au. Ah, si è svegliato. Bravo, Gunther. Wow. Però... è agguerrito. No, ti piacerebbe. No. Non so se si dice in austriaco, ma 9999. Basta. Pippo, la smetti di farti distrarre? No, non la smette di farsi distrarre. È meglio chiuderla subito, sai Pippo? Questi disonesti non mi piacciono molto. Quindi prima che vadano a fare qualcosa di veramente scorretto, proviamo a chiuderla, Pippo. Ma basta, Ciccio. Wow. È davvero agguerrito. Ora basta, caro. Proviamo a chiuderla, Pippo. Ciao, Gunther. Arbitro. No. Ma come? Va bene. Mamma mia, quanto è resistente. Dai, Pippo. Vabbè, lascialo, va. Però se la cavicchia, aia. Mamma mia. Wow. La sta facendo davvero sudare. Dai Pippo. Porca miseria. Ok, wow. Vieni su. No. Ok, Pippo. Vai. Arbitro. Però devo dire che Gunther non scherza proprio. Non so fare questi accenti, no? Lascia starne. Quindi alla cieca conclusa. Messaggio a Kevin Owens da parte di Pippo, che io ne è passato di tempo
E Kevin Owens, cos'è questa stranezza? Non siamo così intimi da scambiarci messaggi privati. Pippo, belle cose potrebbero cambiare. Mi chiedevo se ti andrebbe di fare squadra per aiutarmi a battere Evolution. Uno come te mi sarebbe di grande aiuto. E che io non so bene cosa pensare di questa storia, né di te in generale. Non dopo quello che hai fatto in passato al mio amico Sami Zayn. E Pippo, ma tu non gli hai fatto di peggio? Che io non è la stessa cosa, io posso perché siamo come fratelli. E ogni tanto se le danno di santa ragione. Se vuoi il mio aiuto devi fare qualcosa di bello per Sami. Tipo, fai squadra con Sami e assicurati che chiuda lui il match, d'accordo? Si può fare. Bene, vado a dirla a Sami, sarà fantastico. Più che altro per Sami, non per te. Bene. Quindi il fine giustifica i mezzi con 10 punti potenziamento massimi. Oh, mamma mia, devo fare coppia con Sami Zayn. Come promesso ve lo faccio vedere un'altra volta. Ok? Mi raccomando. Cosa c'è scritto e dove? Sono troppo buono, veramente. Ok. Di nuovo contro Otissolo e amici. Che bello. Vabbè. Alla fine è carino pestare Otissolo. Aia. Ah, bello. Non è che solo perché sono in coppia con Sami Zayn te ne puoi approfittare. Aspetta che voglio salutare Otissolo. Togliti. Oh, anche lui mi voleva salutare. Che carino. Dopo lo salutiamo per bene. Ecco. Maleducato. Ehi, chi ti ha detto che potevi salutare Sami Zayn? Non mi sembra di avertelo detto. Quindi se non ti do il permesso di salutare l'antipatico Sami Zayn, tu non lo puoi fare. Ok. Che simpatico. Ancora. Vuole proprio farmi arrabbiare. Ah. Sai che ci stai riuscendo? Inizia a farmi innervosire, sì. Ecco. Vai, fai cambio con Otissolo. Sami, tocca a te. Cosa stai facendo? Non capisco se sono stato scemo io o furbo lui. Hop. È agguerrito Otissolo oggi. Sami, fai un po' schifo, fatelo dire. Ecco. Stai fermo. Ecco. Ah, è troppo grosso per lui forse. Ecco. Qualcosa saprai fare, no? Oh. Ok, è troppo grosso per te. Ho capito. Ok, festeggia poco. Oh, quello lo puoi fare. Oh, non è finita. Ok, quindi dobbiamo far chiudere Sami Zayn. Mamma mia, è già messo male. Dobbiamo già far fare tutto a Pippo. Oddio, arriva! Ok, Pippo, questo qua non ce la fa senza di te. Cavolo. Cavolo, cavolo, cavolo. Oh, mamma.
Oh mamma. Oh mamma. Oh Pippo. Oh, oh. Pippo, mi serve una mano. Grazie Pippo. Un colpetto glielo potevi pure dare Pippo comunque, eh? No 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 no. Ah! Mamma mia. L'hanno già distrutto. Ah. No. Lasciami. Pippo, dammi una mano. Oh, ma come faccio? Aia. Mamma mia. Pippo, mi devi aiutare. Fammi fare cambio, va. Ok. Vai Pippo. Che cavolo. Addirittura. Ma basta però. Ma guarda tu, questo Tissolo. Ok. Vai. Mamma mia. Ho capito, ma se non ce la può fare, cosa devo fare io? Quindi? Ah, pensavo durasse ancora un po'. Dai, Pippo, ferma mio Tissolo. Oh. Vai, arbitro. Ah. Oh mamma, è stato peggio che accompagnare il proprio figlio al primo giorno di scuola, mamma mia. Quindi il fine giustifica i mezzi? Conclusa. Signori, messaggio da Edge. Ho sentito dire che Pippo sta creando una fazione. Chiunque vi entri non sarà mai all'altezza delle fazioni che ho condotto io. E Pippo, se invece ti unissi al mio gruppo, Edge, sembra che quelle voci siano veri, si intende. Edge, cosa potresti mai offrirmi? Pippo, io sarei il leader, tu potresti rilassarti e coglierne i frutti, tanto per cambiare. Molto meno stressante. Edge, non ti conosco bene, ma ho saputo che tempo fa hai fatto un torto a The Rock, il che mi piace. E Pippo, abbastanza da convincerti a unirti a me? Come ho già detto, sempre che quelle voci siano vere. Prima voglio conoscerti un po' meglio sul ring. Affrontami in un tipo di match che ho reso famoso, il TLC. E Pippo, affare fatto, ti farò vedere di cosa sono capace. Quindi sopra le righe, con 10 punti potenziamento massimi e un incontro che non finirà mai più. Stai pronto, Pippo? Arriva Edge. Lo preferivo con i capelli lunghi, voi? Però, Edge. Oh. Ah. And his opponent from Toronto, Ontario, Canada, weighing in at 249 pounds, the rated R Superstar Edge. After spending 8 years. Bene. Ci sarà da divertirsi. Pronti? Ciao Edge. Quindi un TLC match, però senza cintura. Lo devo schienare, immagino. Sì. Ok. Beh, lui si diverte. Ci divertiamo anche noi. Ok Pippo, ricordati che Edge è un osso duro. Wow, wow. Ah. Oh, oh. Oggi c'è veramente da divertirsi.
Fermo. Però non scherza, eh? Ok, ragazzi, devo stare veramente attento oggi. No. Ah. Vai via. Ok, Pippo, è ora di tirare fuori le armi. Ma porca miseria. Stai un po' fermo, stai. Lo sapevo. Mamma mia. Pippo, via da lì. Cosa vuoi fare? No. Oppale. Ok, Pippo. Attento. Vieni. Ok. Ma che ci siamo? Ok. Prova, Pippo. Perché non me lo fai sbattere sul tavolo? Oh, cavolo. Ve l'ho detto che è un osso duro. Oh, cavolo. No, aia. Ah. Simpatico però, dai. Simpatico. Ok. Tavolo contro sedia. Ha vinto la sedia. Ma hai messo pure a terra l'arbitro. Pippo, mi sa che c'è un po' troppa roba qui sopra. Hai fatto arrabbiare l'arbitro, hai visto? Ha contato più lentamente. Mamma mia. Basta, devo togliere tutta sta roba da qua sopra. Wow. Tipo, togli un po' di roba. Non devi spostare la scala. La devi togliere dal ring. Ma ci sei. Io lo voglio fare. Quindi tu non rompi le balle. Te l'avevo detto. Aspetta che non ho finito. Ti faccio vedere chi è il migliore in questi match. Fatto male. Mi dispiace. Vieni Edge. Oppale. Grazie, arbitro. Involontariamente mi hai dato una mano.
Vai Pippo. Così Pippo. Ora ci pensa due volte. Vai via Scala. Ok. È ora di chiuderla. Vai, 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 vai. Oh, ha ancora resistenza. Dai Pippo, dai Pippo. Mi hai fatto sanguinare, mi hai fatto sanguinare. Allora sanguini anche tu. Basta Pippo. Chiudiamola. Ce l'abbiamo fatta Pippo. Con un po' di sangue sulla faccia. Cosa vuoi che sia Pippo? Un po' di sangue sulla faccia. Fortifica. Sopra le righe, conclusa. Quindi ragazzi, si aggiungono a questa eventuale fazione di Pippo Kevin Owens, Edge, mamma mia quanto ci ho messo, e Brock Lesnar, signori. Quindi signori, la nuova fazione di Pippo è sempre più vicina a realizzarsi molto bene. In più ho notato che oltre alle missioni reclutamento rimarranno poi altre 3 o 4 missioni secondarie da fare che potrebbero risultare interessanti e effettivamente mi piacerebbe portarvi sempre per completismo e per vedere qualche episodio in più della carriera. Quindi ragazzi, ci stiamo veramente avvicinando alla fine, vi chiedo veramente di supportare al massimo con like, iscrizioni, campanellina degli avvisi vari questi ultimi episodi, mi raccomando. Vi do appuntamento a domani a mezzogiorno per la carriera del nostro Pippo e qui sul canale per altri video, cose, serie, cose che verranno fuori a breve. Un abbraccio e un grazie a tutti voi ragazzi e come sempre, Kameame, ciao!